Buonasera, benvenuto a Luigi Di Maio, collegato dalla Sicilia. Diamo subito il benvenuto anche buonasera a Massimo Giannini e Massimo Franco, prego accomodatevi. E dunque, Dixia, ci sono novità da New York intanto? Dixia, ci dici qualcosa da New York? Ok, aspettiamo che si colleghi Dixia, intanto Luigi Di Maio, senta, la notizia ve la do io, va. E il fatto è che pare che sia terrorismo, purtroppo, ma ora ci informerà Vixia sicuramente. Allora, Luigi Di Maio, dalla Sicilia, lei ha detto queste elezioni in Sicilia sono addirittura più importanti del referendum costituzionale, perché? Perché qui in Sicilia, come a Roma, si è ricostituito un sistema di potere che sta provando a mettere tutti insieme contro di noi per continuare a spartirsi una torta. Il Rosatellum ha messo insieme la Lega, il PD, Forza Italia e Alfano. Qui allo stesso modo quelli che prima governavano col governo di centrosinistra di Crocetta si sono buttati nella coalizione di centrodestra di Musumeci insieme a qualche galeotto, uno che era arrestato ed era ancora candidato, insieme a gente imputata per voto di scambio con la mafia, e tutti insieme stanno provando a battere Giancarlo Cancelleri. Sono importanti perché se qui passa il messaggio che puoi candidare la qualunque, addirittura puoi sfidare qualsiasi questione morale tenendo nelle tue liste uno che sta in cella, e allora questo sistema si sentirà invincibile, come si sentiva Renzi invincibile col Senta, referendum, Maio, poi alla fine ha avuto una sonora batosta. Di Maio, le campagne elettorali portano al pettine i nodi un po' di tutti. Lei dice gli impresentabili di questa lista, le persone che è difficile candidare, le ammucchiate politiche. Dal vostro punto di vista, però, porta di nuovo alla luce il vostro eterno problema, quello di come selezionate la classe dirigente, a chi vi rivolgete. Lei sa che Cancelleri ha indicato come assessore all'urbanistica un ruolo importantissimo. Pensiamo in Sicilia cosa ci può essere dietro al mondo dell'urbanistica, e non solo in Sicilia ma in Italia, e esce fuori che è una persona di quelle che passano il tempo su internet dicendo «Ah, tu hai sbagliato a fare questo», insultando, arrosato addirittura, abbiamo visto prima il tweet, ha detto allora a te passa la legge elettorale e noi ti bruceremo vivo. Come li scegliete? Quel tweet prima di tutto è da condannare, io lo condanno fermamente come l'ha condannato Giancarlo Cancelleri, e abbiamo subito chiamato Parisi per chiedergli di chiedere scusa a Rosato. Detto questo, ovviamente non sono i tweet che determinano la qualità della classe dirigente. Lui è un ingegnere che si occuperà, tra le altre cose, dei rifiuti, è un ingegnere che si occupa di questi temi ed è una persona che noi riteniamo valida perché per la prima volta in questi anni ci sarà un assessore, se dovessimo vincere noi domenica 5 novembre, ci sarà un assessore che si occupa di rifiuti che viene dal mondo di quell'ambito, perché qui abbiamo avuto una serie di personaggi legati a Cuffaro, Lombardo, a Crocetta, che venivano messi negli assessorati perché rispondevano a determinate logiche, per esempio sui rifiuti e alle discariche. La regione siciliana è l'ultima regione italiana per raccolta differenziata, allora, al 12% di raccolta differenziata. Quindi, ma le dico, sì, su però uno tema, un'idea però, dello spessore della personalità lo fa, no? Dice, beh, questo è uno di quei ragazzi che stanno a casa lo insultano fa un tweet, tutti. Lo fa un tweet? Anche. Io no, non a lei credo no. Che una persona che si scusa e che chiede, una persona che si scusa, chiede scusa e dice di aver sbagliato, penso allora, possa essere una persona... Francesco Giorgino, conduttore del TG1, Francesca quindi. Schianchi della Stampa, prego, accomodatevi. Allora iniziamo con le domande. Massimo Giannini, prego. Sì, buonasera Di Maio. Io insisto ancora un attimo su questo argomento di questo Angelo Parisi, il vostro candidato assessore, perché lei dice per un tweet, ma in un magnifico film di qualche anno fa Nanni Moretti ha detto delle cose secondo me fondamentali che io oggi voglio ricordarle. Nanni Moretti diceva le parole sono importanti, chi parla male pensa male. Allora, una persona come quella che fa quel tweet, a parte il fatto che poi si scusa perché lo costringete a scusarsi, a parte il fatto che dovrebbe scusarsi anche coi giornalisti perché ci ha dato degli imbecilli a tutti quanti, come troppo spesso fate, basta una critica e immediatamente chiunque sta dall'altra parte viene considerato un minus habens, un deficiente e così via. Ma a parte tutto questo,
Ma lei non pensa che voi dovreste fare qualcosa nei confronti di queste persone? Lei dice non basta un tweet, ma non bastano neanche le scuse. Uno così, per come la vedo io, non dovrebbe fare l'assessore, molto, molto banalmente. Quindi, Di Maio. Ancora una volta, il tema della selezione della classe dirigente per voi, secondo me, è cruciale e voi lo sottovalutate, mi permetta. Di Maio. Ma mi faccia capire una cosa, cioè oggi la prima notizia degli online italiani e addirittura di alcuni TG era questo tweet, quando oggi Berlusconi e Dell'Utri vengono di nuovo indagati per le stragi del 93 e quando in questi giorni vi abbiamo detto per settimane che nelle liste in Sicilia c'è gente che stava in galera ed era ancora candidato, e voi venite a dire a me che per un tweet dobbiamo stare attenti alla classe dirigente. Qui si sta ricostituendo un sistema di potere che lancio da qui su cui lancio un'emergenza legalità in Sicilia. Abbiate pazienza, perché in questi giorni noi siamo stati definiti da Miccichè di Forza Italia come l'AIDS e nessuno si è indignato. Il governatore della regione Campania, De Luca, ha detto a me che ti possano uccidere qualche mese fa e nessuno si è indignato. È una vergogna. Allora, replica di Giannini, immagino sia il contesto, il fatto che proprio per quello uno da loro si aspetta, ma Giannini, poi Massimo Franco, Giorgino Schianchi. Alla sua risposta non posso che rispondere a ragione. Queste affermazioni che lei ha appena citato sono altrettanto, se non più, però Giannini, quando io sono stato offeso così o quando Cancelleri è stato offeso così, Repubblica non lo teneva in prima pagina, giornale, non mi venga a dire, non mi venga a parlare di Repubblica rispetto a Berlusconi, per cortesia. rispetto a me, poi parliamo pure di Berlusconi. Io non me la metterei su chi si deve offendere di più, quella è la classe politica che voi contestate. Non è che state ricorrendo a del personale politico che poi deluderà per altri motivi differenti, magari inferiori, però l'idea è che, mamma mia, certo, se vanno da uno di quelli che sta tutto il giorno su internet, breve Di Maio e poi Franco. Ma a parte il fatto che io non ho il minutaggio del tempo che questa persona sta su internet, e tra l'altro l'abbiamo scelto perché è un ingegnere che si occuperà di rifiuti, come abbiamo scelto un agronoma all'agricoltura in regione siciliana, che è una novità, visto che quell'assessorato l'aveva ricoperto sul faro in passato, e se lo sta andando a prendere e se lo sta andando a riprendere con Musumeci. E gli attacchi di questi giorni, anche dal centrodestra ma anche dal PD, testimoniano che probabilmente abbiamo superato Musumeci e quindi cominciano a sparare ad alto zero. Ma il tema non è questo, il tema è che noi pensiamo che stiamo selezionando una classe dirigente, come la chiamate voi, degli assessori, come li chiamiamo noi, che siano validi per gestire gli assessorati regionali. E soprattutto li stiamo presentando prima delle elezioni. Li stiamo presentando prima delle elezioni. Questo non lo stanno facendo gli altri. E noi stiamo presentando queste persone anche per dire ai siciliani: non votate a scatola chiusa. Vi stiamo dicendo chi è che metterà mano alla sanità, chi è che metterà mano all'agricoltura, chi è che metterà mano ai rifiuti. Massimo Franco. Non posso non rilevare, e concludo, è che ci sono tutti i partiti contro di noi oggi, quando la notizia più grave che doveva fare notizia era quella delle stragi del 93, soprattutto se riguarda la Sicilia. Abbiamo sentito Minoli, secondo il quale magistrati che sono stati uccisi non inciderà, però prego, Massimo Franco. Sono uccisi eroi. Qua l'informazione c'è, quindi abbiamo modo di rispondere. Prego, Massimo Franco, su Di Maio. Intanto credo che paragonare queste elezioni regionali al referendum costituzionale sia abbastanza ridicolo. È stato molto più importante il referendum costituzionale perché c'era in ballo la nostra Costituzione, quindi credo fosse molto più importante. Capisco l'esagerazione elettorale, però mi sembra un paragone improprio. Secondo, al di là di queste polemiche su questo tweet, vorrei riferirmi a quello che lei ha detto in questi giorni, anzi proprio oggi forse, sulle elezioni regionali in Sicilia. Lei ha detto ci saranno senz'altro irregolarità e brogli. Sono molto importanti le elezioni regionali quanto o più del referendum costituzionale, per la semplice ragione che qui siamo tutti molto preoccupati. Io da 3 mesi che vengo in Sicilia, ci sono stato negli ultimi 5 anni, siamo tutti molto preoccupati per la questione del voto di scambio, dei rapporti con la criminalità organizzata e del fatto che qui c'è una classe politica che si senta impunita
e candida uno con 33 capi di imputazione che poi finisce in galera. E finisce in galera perché prendeva i soldi dei poveri del suo comune e li dava a finti poveri in cambio di voti. È per questo che abbiamo invocato anche l'OSCE per controllare queste elezioni. L'OSCE ha controllato le elezioni italiane, ha controllato le elezioni tedesche in passato, avevamo chiesto di fare un monitoraggio. Sono molto importanti perché qui, in questo momento, c'è l'arroganza della politica che sta provando in tutti i modi a mantenere il potere in una regione che ha il doppio della disoccupazione nazionale, il 57% dei giovani non lavorano. Allora, Franco, sei soddisfatto? Se no passiamo alla Francesca Schianti, prego. Sono soddisfattissimo, faccio solo notare al vicepresidente Di Maio che il candidato di articolo 1 Fava sostiene che anche voi siate un pochino distratti sul convitato di pietra in Sicilia che è la mafia. Sì, non rispondo a Fava nello specifico, rispondo a lei dicendo con molta chiarezza che noi parliamo sempre di mafia, ogni qualvolta parliamo di corruzione, parliamo di appalti truccati nella sanità, parliamo di gente che ha lucrato sulla formazione regionale dei ragazzi siciliani, quando parliamo di ponti che crollano, perché noi qui costruimmo una strada con il taglio dei nostri stipendi perché era crollato un ponte costruito dagli esperti della politica, costruimmo la Trazzera a luglio del 2015, cioè di mafia in questa regione come nel resto del paese se ne parla ogni qualvolta parliamo del fatto che la politica ha rinunciato al primato. Allora, primato della politica. Ora abbiamo le domande di Schianti e Giorgino. Senta, Presidente, ne parlavamo prima con Giovanni Minoli. C'è una scelta netta. Matteo Re, lei sta in Sicilia, la combatte presumibilmente a questo punto con Silvio Berlusconi sul candidato di centrodestra. Matteo Renzi vola a New York. Allora, secondo lei, sta dando per persa la Sicilia, ma fondamentalmente pensa già al dopo e dice la politica nazionale sarà tutt'altra cosa, o qual è l'idea che muove Matteo Renzi? Poi Schianchi e Giordino. Guardi, io le dico, prima di tutto ho conosciuto benissimo i siciliani negli ultimi 3 mesi, abbiamo percorso con Giancarlo Cancelleri 9.000 chilometri per parlare a più persone possibili. E i siciliani non vogliono essere assolutamente utilizzati in chiave nazionale e quindi queste elezioni devono restare delle elezioni regionali in cui la posta in gioco è altissima, come ho detto prima, più del referendum costituzionale. Detto questo, io faccio un'osservazione su Matteo Renzi. Cioè, il segretario del PD non viene a sostenere i suoi candidati in Sicilia perché non è certo di vincere. Io ho sempre sostenuto i nostri candidati, anche quando rischiavano di prendere l'1% e di non entrare nei consigli comunali. Schianchi. E tanti militanti del PD onesti che lavorano per quel partito dico: non ve lo meritate un segretario così, non ve lo meritate assolutamente. Onorevole Di Maio, se lei dice e dà tutto questo peso alle elezioni regionali, un po' contraddicendosi, perché prima dice che sono più importanti del referendum costituzionale, poi dice che non bisogna dargli un peso nazionale. Comunque, partiamo da quello che lei dice, più importante è il referendum costituzionale. Se quindi voi doveste perdere, deduco che equivarrebbe alla sconfitta che è stata per Renzi il referendum, cioè una debacle. Se tanto mi dà tanto, in effetti può funzionare il sillogismo, prego. Visto che siete voi che le state caricando. Guardi, sul referendum costituzionale la sconfitta, sì, se posso rispondere. Sul referendum costituzionale la sconfitta di Renzi è stata che dire se perdo me ne vado a casa, poi tanti italiani sono andati a votare anche magari per mandarla a casa se lo ritrovano di nuovo tra i piedi, ma detto questo poi attiene alla credibilità delle persone, lo ripeto, le elezioni regionali siciliane sono più importanti del referendum perché qui c'è un sistema di potere che mette insieme sinistra e destra che sta provando a tenersi una regione svuotando le carceri per battere Giancarlo Cancelleri. Se passa il messaggio che puoi candidare di tutto, non tutto, di tutto all'interno delle tue liste, allora è pericoloso per tutto il paese. Si dà un pessimo esempio. Ok, passiamo a Giorgino. No, per rispondere, Floris, poi chiudo. Prego. Cioè, né per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle
né per gli altri partiti deve essere un'occasione per pesarsi, misurarsi, perché i siciliani non ne possono più di essere sempre lo strumento per altre dinamiche politiche. E poi il rischio che se vince il centrodestra è che la sanità va ancora più allo sfascio, i trasporti vanno ancora più allo sfascio. Questo di essere... è l'unico grande rischio ed è la posta in gioco più grande. Onorevole, le chiedo di essere più sintetico, perché sennò col collegamento non riusciamo a fare tutte le domande che vogliamo fare. No, mi chiedevo solo, considerato quello che sta dicendo, addirittura dicendo stanno vuotando le carceri, mi chiedo se voi doveste vincere e non avere una maggioranza, a chi andate a chiedere i voti in consiglio regionale, visto quello che sta dicendo di tutti gli avversari. Beh, è molto semplice, all'assemblea regionale siciliana, perché si chiama così qui, i consiglieri sono in realtà deputati regionali, si presentano le proposte di legge e gli si chiede di votarle. La prima che presenteremo sarà quella che taglia i vitalizi, dimezza lo stipendio ai deputati regionali e investe in progetti per i giovani siciliani e il loro lavoro. Giorgino. Buonasera. Tra l'altro il tema delle alleanze è un tema che torna sempre, per i 5 Buonasera, Stelle. Buonasera onorevole Di Maio, intanto vorrei dirle che, non so se lei ha visto il TG1, mi pare che era impegnato in un comizio, comunque noi questa sera abbiamo dato sia la notizia del tweet di Parisi che la notizia di Berlusconi, quindi siamo stati in controtendenza rispetto a quello che le diceva prima. Però io vorrei approfittare e tornare sul tema del tweet di Parisi, non perché la cosa di per sé mi appassioni, ma perché siccome lei ha sempre professato l'esigenza di parlare un linguaggio istituzionale all'interno di questo processo di trasformazione del movimento in partito di governo, vorrei che lei assumesse una posizione un po' più netta su questo, perché io ho la sensazione che ci sia una sorta di distanza tra il linguaggio che parla la classe dirigente del Movimento 5 Stelle, che al netto dell'episodio di oggi è quasi sempre politically correct rispetto alle istituzioni, e il linguaggio che invece parla molta parte dei sostenitori del Movimento 5 Stelle. Sul web Floris e Giannini sono state vittime di questo signore e non solo di questo signore. Capita spesso di assistere a veri e propri insulti laddove l'opinione è leggermente difforme dal Movimento 5 Stelle. Allora io vorrei che lei ci facesse capire una volta per tutte se il Movimento 5 Stelle dovesse diventare forza di governo di questo Paese, come si porrebbe di fronte a queste deroghe al linguaggio istituzionale? Allora, Di Maio. Questo che è stato citato, il TG1 non ha fatto un solo servizio sugli impresentabili in Sicilia non e è per vero, la gravità non è vero, che onorevole Di Maio, non è vero. In questi mesi. Questo non è soprattutto vero. Quando, più che altro la decide il direttore del TG1, ma non è vero. Andrei oltre. Però... uno di quelli candidati. Lì abbiamo visto un servizio il giorno dopo, sempre in settima, ottava posizione. Ma lasciamo però, la scaletta del telegiornale, siete ancora all'opposizione, figuriamoci lei in maggioranza. Prego. Allora, Di Maio, andiamo. Lei si è vantato. Lei si è vantato del TG1, io mi permetto di rispondere. No, però io le ho solo detto che noi abbiamo dato tutte e due le notizie. Scusi, onorevole Di Maio, aspetti. Detto questo, volevo risponderle sull'altro tema con un ragionamento, se mi è permesso farlo. C'è tanta rabbia in giro. Io anche vengo insultato da gente che evidentemente non è della mia forza politica su internet, ma c'è tanta rabbia e io credo che si debba riconoscere al Movimento 5 Stelle, che abbia avuto in questi anni la capacità di incanalare questa rabbia in un progetto democratico, istituzionalizzandolo e cercando di entrare nelle istituzioni per cambiare le cose in maniera democratica, e questa è stata anche una grande forza del movimento. Quindi quando ci sono linguaggi scorretti, sbagliati o che nutrono troppo rancore, che portano all'offesa personale, vanno condannati. Io ho aperto questa trasmissione dicendo io condanno quel linguaggio e non lo voglio utilizzare, però cerchiamo anche di non comprendere ma di fotografare il paese. Cioè io qui vedo gente in Sicilia, che sto girando in questa regione tantissimo, che mi ferma e mi dice che è disperata per il Jobs Act, per la legge. Ora ci arriviamo ai temi dell'economia della società. A volte sbaglia anche a parlare, nel senso che ha anche dei comportamenti sbagliati. Però noi stiamo cercando di portare in un processo democratico anche una parte di paese che non ne può più e che veramente è disperata. Massimo Giannini, possiamo valutare dal punto di vista dei risultati attesi? Partiamo da due presunte sconfitte, vediamo se sono tali. La legge elettorale, i 5 Stelle non la volevano, e quella è Banca Italia, non volevano Ignazio Visco, e Ignazio Visco è governatore. Scegli tu un tema per la domanda a Di Maio. Sì, tutto sommato
è interessante la seconda, perché nella seconda praticamente voi vi ritrovate sconfitti insieme a Matteo Renzi, il che è una cosa abbastanza interessante e intrigante, no? Perché né Renzi, che ha avviato la campagna contro la Banca d'Italia presentando la mozione di sfiducia in Parlamento contro Ignazio Visco, né voi, che siete sempre stati all'opposizione, che a vostra volta avevate presentato prima di quella del PD un'altra mozione parlamentare, volevate confermare Visco alla Banca d'Italia. Invece Visco alla Banca d'Italia è stato confermato. La domanda che voglio farle è questa: ritenete che questo comunque sia rappresenti un punto a vantaggio di Matteo Renzi, che comunque ha riposizionato il PD, come dice lui, dalla parte del popolo, dei risparmiatori truffati e contro i poteri forti, in questo modo rubandovi un po' il mestiere, quello che voi avete sempre fatto e sostenuto nel corso di questi mesi? E poi, collegato a questo, il tema ulteriore, e cioè in commissione parlamentare d'inchiesta, quella sulle banche, sulle crisi bancarie, già si dice che dopo Visco sarà ascoltato forse anche Mario Draghi. Voi avete forse qualche perplessità anche sull'operato di Mario Draghi, che è stato governatore della Banca d'Italia ai tempi del Monte Paschi? Vizia Portel per aggiornamenti da New York. Vizia, prego. Perché abbiamo degli aggiornamenti, è salito a 7 il bilancio comunque provvisorio dei morti. Sappiamo qualcosa sull'uomo arrestato? Secondo la CNN, che cita fonti dell'FBI che è appunto intervenuta sul caso, l'uomo, che avrebbe tratti somatici medio orientali, avrebbe urlato all'Akbar, Allah è grande. Allora tutto lascia pensare, continuiamo a seguire la vicenda. Allora, Di Maio, neanche Draghi, potrete prendervela anche con Draghi dopo però aver perso la battaglia sul governatore insieme a Matteo Renzi? Ma vede, io vedo tutto molto collegato. Partiamo solo dal, faccio veramente un flash sul Rosatellum. Oggi si sono incontrati Lega, Forza Italia e PD per scriversi i collegi, con una tecnica sicuramente che si chiama gerrymandering, e che è il modo di dividersi i collegi in base alle opportunità del territorio. Quegli stessi signori si sono divisi la commissione d'inchiesta sulle banche, l'hanno data come presidente a Casini, e Casini sta audendo il governatore della Banca d'Italia, Draghi, ma là in realtà bisognava audire la Boschi e chiederle se sotto giuramento da ministro aveva provato a salvare la banca del padre chiedendo alla DB Unicredit il favore. Allo stesso modo vale per i Visco. Visco è il simbolo di una Banca d'Italia che non ha controllato, però evidentemente è il garante in questo momento di un equilibrio politico, e lo hanno rinnovato lì. Renzi, sapendolo che l'avrebbero rinnovato, ha fatto quella sceneggiata di non volere Visco. Ma io non ho incontrato gente che mi ha detto: ah, che bravo Renzi che ha chiesto la rimozione di Visco. No, mi hanno detto, quando era al governo, in una domenica in 25 minuti ci ha mandato sul lastrico i risparmiatori, i nostri risparmi, e ha salvato la banca Draghi, della Boschi. E questo Renzi, Brini, infatti. Poi abbiamo Franco Giorgino Schianchi. Giustissima la riflessione sulla Boschi. Aggiungerei anche Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit, che è quello al quale, certo, la Boschi si, quindi lui andrebbe ascoltato. Però non mi ha risposto su Draghi, perché adesso in commissione parlamentare d'inchiesta, soprattutto dalle opposizioni, si sente dire: dobbiamo convocare anche Mario Draghi, che era governatore della Banca d'Italia quando si produsse il primo disastro del Monte Paschi. Voi su Draghi come siete? La commissione parlamentare d'inchiesta. La commissione parlamentare d'inchiesta dei poteri giurisdizionali, per spiegare il valore, che chi viene lì depone sotto giuramento, è come se deponesse davanti a un giudice, e questo ci consente di avere delle risposte su cosa non ha funzionato nelle banche. Però mi permetto pure di dire una cosa: il vero problema delle banche, vale qui in Sicilia come nel resto d'Italia, è che le banche hanno chiuso i rubinetti agli imprenditori e ai commercianti che dovevano avere un prestito, e li hanno spalancati a chi ha preso centinaia di milioni di euro allo scoperto, grazie a dei manager che poi alla fine erano le
a dei partiti, vedi il caso Monte dei Paschi di Siena. Ora il tema è che gli italiani ci hanno messo 20 miliardi di euro nelle banche per salvarle, ma allora, almeno quelle banche... Ma su Draghi non mi ha risposto, no? Su Draghi continuiamo a non avere risposto. E diciamo, chiariamo perché potrebbe essere importante la risposta, perché un candidato premier ascoltato in questo momento, con buone possibilità di vittoria delle elezioni, ascoltato non solo in Italia... Ci sta pure chi sta aspettando di vedere come vi ponete con Draghi. No, allora, io, Floris, quello che potrebbe sembrare che non Draghi, lo volete... Dico due cose su Draghi. Brevemente. No, ma io le rispondo subito su Draghi. Speravo di aver risposto, ma mi spiego ancora meglio. Draghi verrà davanti alla commissione d'inchiesta e gli saranno chieste le ragioni per cui alcune cose sono successe nel sistema bancario. Senta, e la Boschi, l'ha sfidata a un confronto TV, ma questo confronto TV non si è visto. Io ho proposto a Maria Elena Boschi di fare un confronto TV, quindi con tutti i crismi del talk, però in piazza davanti ai risparmiatori di Banca Etruria. Vabbè, è troppo facile, detto, no? Hai paura della TV, lei deve hai paura della TV, io dico hai paura dei risparmiatori. La vuole far giocare fuori casa, ma se invece trovaste un terreno neutro la confronterebbe? No, io la voglio far giocare in casa, ad Arezzo, davanti alla sede di Banca Etruria. Allora, in realtà, secondo me, Renzi ha compiuto una scelta molto maldestra e al limite delle responsabilità. Ma a parte questo, Rosatellum, voi oggi avete presentato un ricorso alla Consulta sull'incostituzionalità della nuova legge elettorale. Ora, non è detto che una brutta legge elettorale sia per forza di cose anche incostituzionale. Ma quello che volevo chiedere è lei e il suo movimento che giudizio date sul ruolo che ha svolto in questa fase il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha firmato la legge e probabilmente non poteva essere diversamente. Beh, il suo ruolo inizia quando firma la legge. Noi gli abbiamo chiesto di non firmare la legge elettorale, però... Detto questo, noi siamo quelli che depositarono il ricorso contro l'Italicum, il ricorso di incostituzionalità, e abbiamo avuto ragione di fronte alla Corte Costituzionale. L'Italicum, la precedente legge, era incostituzionale. Ora stiamo sollevando degli evidenti profili di incostituzionalità di fronte alla Corte, lo facciamo adesso col meccanismo del ricorso diretto, che prima era indiretto e è diventato di fatto diretto. Perché? Perché questa è una legge che toglie le preferenze agli italiani, è stata costruita da Lega, PD, Forza Italia e Alfano per provare a fermare il Movimento 5 Stelle. Io non credo che ci riusciranno, anzi ci hanno fatto un favore enorme, perché tanti cittadini anche qui in Sicilia ci dicono solo per la loro arroganza io già sto con voi e per quello che vi hanno fatto. Però dobbiamo dirci anche che questa è una legge che quando metti la X sulla scheda manda voti a tutte le parti, cioè voti una lista e finiscono i voti su un'altra lista. Beh, voti su una coalizione, una diciamo, non su un'altra lista. Cerco di essere più diretto. Su un'altra lista della mucchiata. Domanda diretta, e poi di Massimo il problema Franco. Comunque il fatto che non c'è più la Cerco preferenza. Di essere più diretto. La vicenda della riforma elettorale ha incrinato i rapporti tra voi e il Quirinale? Beh, io col Presidente della Repubblica sono stato in dissenso tante volte e, ripeto, anche questa volta abbiamo avuto modo di mostrargli il nostro dissenso. Adesso la partita ovviamente si trasferisce alla Corte Costituzionale, dove faremo valere le nostre ragioni come abbiamo fatto per la precedente legge elettorale. Allora, questa non è solo una brutta legge, è una legge con evidenti problemi. Adesso Giorgino e poi Schianchi, le faccio vedere il Matteo Renzi di Movimento cosa ha detto riguardo ai vitalizi e voi dei 5 Stelle. Matteo Renzi. È Grillo che sta inseguendo Richetti, perché Richetti questa proposta l'ha fatta in Emilia Romagna quando faceva il Presidente del Consiglio regionale, togliendo per la prima regione i vitalizi ai consiglieri regionali. Ed è una proposta che Richetti ha rilanciato il primo giorno in cui eravamo in Parlamento. Sono i grillini che votano la legge Richetti, non siamo noi che stiamo inseguendo i grillini. Di Maio, poi Giorgino su di lei, prego. Vi anticipa. Io posso dire una cosa, agli italiani non gliene frega niente di chi insegue chi. Agli italiani interessa quando si voterà la legge che abolisce i vitalizi agli ex parlamentari. E ora ne parleremo, sta per arrivare la professoressa Fornero e sarà un tema che affronteremo. Siamo pronti a votarla, questa legge sui vitalizi agli ex parlamentari.
Giorgina. Onorevole Di Maio, però è interessante l'inseguimento dal punto di vista della rappresentazione nella sfera pubblica delle tematiche su cui costruire il consenso con l'elettorato. È molto bello vedervi inseguire l'uno all'altro. Questo tutto sommato non è un fatto negativo. Io le devo riconoscere che molte iniziative di Renzi sono giustificate dall'esigenza di, come dire, scavalcarvi un po' rispetto ad alcune tematiche che fanno presa su un'opinione pubblica certamente ansiosa di avere delle risposte. Io sono d'accordo però con quanto diceva Massimo Franco per quanto riguarda la legge elettorale. La inviterei a distinguere il giudizio politico dalla possibilità di una decisione della Corte Costituzionale che un po' assomiglia a quella che c'è stata in occasione del Porcellum. Tra l'altro qui abbiamo un'espressione leggermente diversa. Però la domanda che le vorrei fare è questo. Siccome voi avete sempre detto che vi, qualora doveste essere il primo partito in Italia, anche grazie al Rosatellum vi presenterete in Parlamento e chiederete i voti alle altre forze politiche, perché lei è stato così tranchant, così duro nei confronti della Lega, partito, proprio la stampa ha pubblicato qualche giorno fa un'interessantissima inchiesta che ha registrato su molte tematiche una convergenza parlamentare molto significativa. E ha detto pure Salvini, beh, se poi non si trova una maggioranza di governo, io il primo che chiamo è Grillo non è un po' contraddittorio. Allora, mi permetto prima di dire che noi abbiamo depositato stamattina un ricorso da 20 pagine motivato con tutte le ragioni per i profili di incostituzionalità di questa legge. Quindi oltre al giudizio politico c'è un giudizio che è stato portato avanti da tanti professori di diritto costituzionale, tanti costituzionalisti che stanno sostenendo questo ricorso. Quindi non è un ricorso campato in aria come è stato per la precedente legge. Tutte e due tolgono il diritto di voto ai cittadini italiani togliendogli la preferenza. Su quello che invece lei mi diceva sugli inseguimenti o meno, i vitalizi o meno, qui il tema sono i fatti. Io sono un deputato della 17ª legislatura che ha rinunciato al vitalizio senza aspettare una legge. Ma c'è questo attacco ovunque in Sicilia in questo momento verso chi comunque fa pensare, non si è mai parlato di programmi. C'è chi è contro l'altro, ma non parlano mai di programmi, e non parlo soltanto di 5 Stelle, ma hanno riempito le piazze comunque, la gente è curiosa in Sicilia, li vuole ascoltare, quindi un motivo ci sarà, poi fanno degli sbagli incredibili di semplicità proprio di linguaggio politico, però questo è un fatto importante, loro assieme a Fava sono gli unici che parlano comunque, Fava più motivato, di mafia, di programmi. Io non ho sentito altri programmi. Senta. Qua si parla l'uno contro l'altro, c'è una battaglia aperta e sembra che in questo paese, non solo la Sicilia, sembra che chi pensa o chi vuole pensare disturbi. Questo le viene male da cittadino, perché sono un cittadino. Le viene il dubbio, Gullotta, che centrare una campagna elettorale su concetti come onestà e legalità alla fine sia molto importante, ma lasci un vuoto? Lei si ricorda anche Crocetta aveva fatto tutta la campagna elettorale sul concetto di onestà e legalità, poi bisogna pure governare. Ma infatti Crocetta ha fatto un lavoro straordinario come sindaco a Gela. Poi quando è diventato, e c'era molta speranza in Sicilia, nei siciliani, di Crocetta alla regione, e il giochetto allora, come oggi, il giochetto si ripete per anni. Per domanda anni, per Di Maio di Leo Gullotta, accordi, prego. Gli accordi sotto banco, ma questa è una cosa importante. Qua tutti vogliono ripetere un giochetto personale. Perché si è capito perfettamente che indagati, non indagati, dove sta la legalità? Dove sta l'onestà? Molta gente vuole la legalità e l'onestà. Forse domanda non capisco bene molte cose. Di Leo Gullotta a Di Maio, poi Francesca Schianchi. Leo Gullotta può fare una domanda al candidato premier Di Maio. Allora, Presidente, avete fatto comunque il possibile per farvi capire. Molte volte avete sbagliato l'impatto, però sicuramente volete parlare con la gente, parlate, la gente vi ascolta, vi vuole ascoltare, ma questi messaggini, questi tweet non vi fanno pensare
un pochettino ad una migliore scelta, al di là di quello che ha detto prima, che comunque vi rivolgete all'agricoltore, all'agronomo e così via. Mi sembra una cosa molto facile questa giustificazione dei messaggini, imbarazzanti devo dire. Vede, sempre là si ritorna Di Maio, forse è il nervo scoperto del movimento. Prego, onorevole Di Maio, poi Francesca Schianchi. Beh sì, se questo è il nervo scoperto basterà togliergli le password, che vi devo dire, questo è un ingegnere che deve lavorare sul tema dei rifiuti, lo sa fare e lo metteremo alla prova per l'assessorato, però mi permetto pure di dire che ringrazio Leo Gullotta anche per la considerazione che ha fatto, per la semplice ragione che noi stiamo riempendo le piazze non solo parlando di onestà e legalità, noi stiamo parlando di sanità, ad esempio. Questa è una regione in cui le persone non si possono più curare. Abbiamo lanciato un progetto per cui chi è fuori dalle liste d'attesa potrà avere fondi regionali per comunque andarsi a curare anche in una struttura privata. Stiamo parlando di infrastrutture, di trasporti, anche con le partnership con i privati, non solo con ANAS. Quindi i contenuti li avete, diciamo. Per rilanciare questa regione. Quindi veramente è un momento in cui cerchiamo di parlare di più temi possibili, Francesca, perché sono il nostro programma di governo per la regione. Io volevo riportare l'onorevole Di Maio sul nazionale, perché lui è candidato premier ed è diventato anche capo politico del Movimento 5 Stelle. Allora mi chiedo, anche lei, quando andremo a votare sul simbolo, metterà il suo nome? Io ricordo il simbolo 5 Stelle, inizialmente c'era Beppe Grillo. Essendo lei il capo politico, mi chiedo, primo, se metterà il suo nome, e secondo, che ruolo avrà se ci doveste vincere voi? Ci fosse un governo 5 Stelle, che ruolo avrà Davide Casaleggio in un governo 5 Stelle? Beh, probabilmente Davide Casaleggio potrà avere più tempo per dedicarsi alla sua azienda, perché è una persona che sta dando una grande mano al movimento, ma senza trarne nulla in cambio, e soprattutto una persona che lavora ad un software che è Rousseau, che come vedete ha bisogno di tanta aggiornamento. Quindi lei tanta non lo coinvolgerebbe in un governo? Le dico, lei non lo coinvolgerebbe in mentre un governo? Per quanto riguarda... Non ho capito, mi scusi. Non lo coinvolgerebbe con un ruolo a Palazzo Chigi o un ministero, un sottosegretariato? In questo momento nella squadra di governo che stiamo cercando di comporre, che comporremo prima delle elezioni politiche, non c'è il suo nome. Ma in ogni caso non ci sono tanti altri nomi, perché dopo le elezioni regionali cominceremo a lavorare in questo senso. Una breve domanda a Gullotta. Un'altra cosa però, giusto per concludere Floris, invece sulla questione del simbolo, no. Il nome nel simbolo sono le 5 stelle che sono il nostro programma, acqua, connettività, ambiente, trasporti, rifiuti, sono i nostri temi del programma che vogliamo affrontare 5 stelle, 5 punti. Quando arriveremo al allora, governo. Allora, una domanda per Gullotta, poi passerò la parola a Giannini. Beh, no, non si presenta diviso, si presenta imbarazzante, si presenta con slogan saremo bellissima da una parte, la politica giusta. C'è un imbarazzo, credetemi, io per moralità, per pulizia, dico che non voto nella mia città, dove sono nato, dove vivo, dove lavoro, a volte in teatro. In questo momento siamo ospiti appunto con un testo inglese al Palazzo degli Elefanti, al Comune, ospiti del sindaco Bianco, di un'opera inglese particolare. Vengo, io voto a Roma ovviamente, ma non posso non guardare ciò che accade. Qua c'è una disfatta, credetemi. Ovunque vi girate, c'è tutto fermo, c'è una sanità imbarazzante, non si capisce, ovviamente non è soltanto qua, poi tutto questo si propaga anche al nord, ma queste elezioni sono balletti di intese per un futuro alle elezioni politiche. Non è vero, apprezzo moltissimo Giannini, ma non è vero che queste non sono importanti, queste elezioni. No, non ha detto Giannini, sì. Non sono indicative in questo senso. Giannini, quanto può favorire il 5 Stelle la situazione in cui si dibatte il centro-sinistra? Beh, molto, moltissimo direi. E a questo proposito io voglio fare una ulteriore domanda al presidente Di Maio, come l'ha chiamato, esatto, perché la crisi della sinistra è ovviamente un'autostrada per il Movimento 5 Stelle,
che notoriamente ha una matrice identitaria trasversalissima, prende a destra, prende a sinistra, però indubbiamente le convulsioni di quella metà del campo vi avvantaggiano molto. A questo proposito, poiché io non credo che voi siate sprovveduti, giustamente voi fate una campagna elettorale che punta tutto sulla vostra purezza e quindi sulla totale indisponibilità ad allearsi con chiunque, però a sinistra qualche cosa si sta muovendo. La domanda che le voglio fare è questa: fermo restando che i partiti tradizionali e anche i leader tradizionali non fanno al caso vostro, perché voi siete diversi e quindi con quelli non ci volete trattare, però a sinistra sta spuntando una personalità diversa che viene dalla società civile, si chiama Pietro Grasso, è il presidente del Senato, ha un passato da magistrato di tutto rispetto e se ne sta andando verso il movimento dei democratici e progressisti, sembra. Se domani fosse lui il leader di quella formazione, già ora accreditato del 15% dai sondaggi, voi con lui un'alleanza ce la fareste? Cambierebbe lo scenario, Di Maio. No, ma guardi, non vuole essere né una superiorità morale né, come dire, una questione di purezza. Noi abbiamo proposto un metodo. Prima di tutto, secondo me, nei prossimi mesi la domanda è il Paese con chi si vuole alleare e non solo il Movimento 5 Stelle con chi si vuole alleare. Detto questo, perché è anche il momento per gli italiani di scegliere sia in Sicilia sia a livello nazionale se continuare a portare al governo quelli che hanno creato i problemi e adesso dicono di volerli risolvere, o forse è il momento di identificare i nostri aguzzini politici e mandarli a casa. Però le rispondo anche nello specifico su questo tema qui. Il tema legato alle alleanze fuori discussione per il movimento, perché coalizione, alleanze è un frasario vecchio. Cominciamo a ragionare con un altro metodo. Probabilmente se anche dovessimo quello essere del la futuro. Prima forza politica del paese, no, se dovessimo chiedere se dovessimo essere la prima forza politica del paese alle prossime elezioni politiche, chiederemo un incarico di governo. L'unica cosa che non si devono aspettare i gruppi parlamentari che vorranno votarci la fiducia è scambi di poltrone e accordi sottobanco. Noi presenteremo un programma, loro avranno dei temi sensibili che coincideranno con noi e decideranno se votarci o meno la fiducia. Noi, quindi neanche Pietro Grasso è un interlocutore per voi? Neanche Pietro Grasso è un interlocutore per voi? Ma Pietro Grasso, se dovesse entrare in Parlamento col suo gruppo parlamentare, sarà uno dei gruppi che farà la sua valutazione sul programma e la squadra di governo che eventualmente... Vi chiedo una piccola pausa. Piccola pausa, torna Gianni Gnocchi e si ricomincia.